senso, con quanto detto a titolo personale, nel senso con quanto detto dai colleghi di minoranza, perché lo vedo una cosa che non potrà mai funzionare. E queste sono proprio, dal mio punto modesto di vista, sono soldi buttati, oppure è buttato Sassolino per apporre ulteriori danni proprio al comune di Tormezzo. Senz'altro questo bar non funzionerà mai, sono straconvinto, anche perché vedo in altri settori che l'albergo stesso, che può essere l'attività patronale, tutti hanno il loro piccolo sito dove si gestiscono da soli senza avere bisogno di questo ulteriore spesa in più. Grazie, Pasolino. Complessità di questo progetto vengono fuori da tutti i banchi di questo gruppo. L'assessore stesso ha presentato chiedendo delle modifiche, perché non funziona, che anche lei sia proprio convinta di questo progetto. Sento adesso anche che effettivamente non è convinto, e io stesso non sono convinto sinceramente di questo progetto. Perché quando abbiamo un portale, no? Abbiamo giustamente detto che da anni discutiamo di portale, va a parlare web, fare altre persone che hanno cominciato a studiare la cosa, e ogni volta si parlano, perché per sponsorizzare un portale, che non è il singolo sito dell'azienda, ma è un grosso sito dove dovremmo costruire tutte quelle che sono le istanze che dall'esterno per riguardare il territorio. Ora i portali vanno anche sponsorizzati. I portali, come so, come funziona internazionalmente? C'è un portale che ha un costo nel farlo, nel gestirlo, ma un grande costo anche nel pubblicizzare il portale, perché il portale deve entrare nei mani di motore di ricerca. E invece per entrare in motore di ricerca c'è un costo, tipo grandi motori, per poter essere tra i primi, si riesce nel momento in cui uno mette. E ripagare la cifra. Il punto è che un progetto, c'è la sperimentazione che non è limitata alla situazione europea, non ci sono i risultati della sperimentazione, ma non può neanche essere valutabile attualmente una sperimentazione se non siamo presenti nei grandi motori di ricerca. Questo è il problema del portale. Nel progetto si facendo ai finanziamenti, a dove vengono presi i finanziamenti, per sponsorizzare inizialmente il portale, perché qualsiasi portale all'inizio normalmente è perdita. Sì, la Slovenia ha messo a bilancio dei fondi adeguati per fare questa operazione, questo è il punto, perché il progetto io non è questo. E sulla gestione del portale, evidentemente è anche vero che i singoli comuni hanno un peso eccessivo. Io sono d'accordo con l'assessore, cioè non possiamo mettere a carico peso eccessivo che poi non siamo in grado di gestire, perché se poi il portale non viene continuamente aggiornato, evidentemente muore e nessuno si centra. In questo contesto io vedo due elementi di debolezza, ma poi ascolterò i finanziamenti a questo momento, perché io non l'ho trovato nel progetto che ho letto. Uno, l'elemento di come pubblicizzare da qui a 10 anni il portale. Due, non ci sono effettivamente, secondo me, risorse adeguate per aggiornare continuamente il portale, perché porlo a capo i piccoli comuni della carica, secondo me, è una procedura. Allora, provo a difendere il non è una questione di dolore. No, non è quello, è una posizione. Allora, volevo dare un racconto che lunedì 21 di settembre, essendo nel consiglio di amministrazione di Cambio Welcome, abbiamo deliberato l'adesione al portale. Novembre, abbiamo aderito al
portare nella provincia, ovviamente con tutte le perplessità che si sono sentite oggi, vincolato ovviamente appunto a una richiesta per poterla gestire come cambia welcome appunto dell'incontro, con un contributo per mantenere appunto una figura professionale per la gestione del portale e anche un contributo per la promozione, perché se no appunto sappiamo benissimo. Però quello che fa specie in questo caso qua, di là che io non voglio entrare nel tecnico, anche perché sinceramente io non è che mi intenda molto, io il turismo lo vedo in altre maniere, però purtroppo i comuni della Carnia in questo caso, come al solito, poi li possiamo capire perché un singolo sindaco che si vede passare il giro d'Italia, io parlo un po' più terra a terra, no, di queste cose, e non ha mai né la Pro Loco né un'associazione, non è in grado di fare quel salto, se si sente parlare di questi termini dice e tenta. Questo però complica la vita a un comune come quello di Tonnezzo, che ha 200 attività, non ne ha 20 come qualsiasi comune della Carnia, che magari in una riunione comune di Tonnezzo ha. Quindi tutto questo probabilmente vedrà forse la partecipazione dal momento in cui il comune aderirà anche di soggetti terzi, appunto per sopperire al fatto che non possiamo impegnare l'amministrazione comunale, e io sto pensando alla buona vecchia Pro Loco che comunque questi anni sta rispondendo su base volontaria. Quindi, come seguendo il ragionamento del consigliere Nonino, io ovviamente non me la sento di dire di no, ovviamente collegato a tutte le nostre perplessità scritte sul fatto che non possiamo prenderci in carico la gestione come vorrebbe la provincia, perché appunto a questo momento ci ritroveremo solo col comune di Tonnezzo, forse anche due altri comuni, con la maggioranza che ha aderito, e magari il progetto naufraga e poi ci dà la colma al comune di Tonnezzo. Quindi è anche una questione di tatticismo in questo momento. So benissimo che le perplessità che avete tutti quanti espresso sono in parte condivisibili, in parte poi ricordiamoci che Tonnezzo ha aderito a tantissime altre iniziative, poi magari forse ha dovuto rivedere, però insomma in questo momento dobbiamo essere anche noi di esempio. Un'altra perplessità che nasce, che forse qua non è emersa, ve la dico anche perché ho avuto l'occasione di discutere con l'assessore, per me questa cosa è nata con la riforma del 20, si pensava a una chiusura della comunità montana Tucur e di trasferire le varie voci, come appunto quella del turismo che la comunità montana ha, di trasferirle probabilmente alla provincia, che siano preparati. Infatti c'è un tavolo di concertazione in parte che passa in secondo piano, a cui io ho detto scusate, non potrà essere che, e qui sono d'accordo con, per una volta, con, che nei confronti della provincia di Udine non succede nulla, e quindi nemmeno le competenze turistiche, quindi c'è il cambio bello che la stiamo ritirando di qua a forza di massaggi cardiaci, c'è il Friuli e SVG, che tra l'altro ovviamente in questo momento puntiamo appunto con queste perplessità. Questo tavolo di concentrazione deve restare in Carnia e entrerà presente il nuovo ente che verrà emanato, quindi probabilmente la provincia l'ha fatto molto per sbagliare. Però, ripeto, io faccio appello alla maggioranza e a tutti a aderire, perché comunque non possiamo restare col cerino in mano, perché se domani non funziona nei confronti di quei comuni che ci hanno creduto, può essere che alla fine ci viene con mezzo il solito che non dà la solidarietà. Cerchiamo di rimettere in corso, appunto ci sono, c'è il tavolo di trattativa, perché appunto l'assessore ha scritto una lettera che credo che l'assessore della provincia non ha pensato, ma gliel'abbiamo scritta e la copriamo con quella lettera annessa. La stessa Carnia Welcome ha messo dei paletti che non sono d'accordo, perché l'operazione si aggira su 40.000 euro. Quindi che con il soldo, come li provano quindi, a fare queste cose? O sanno i comuni piccoli che devono tirare fuori i soldi? Non posso rispondere ai comuni piccoli, sono quei comuni piccoli che non lo sanno. Se poi vogliamo approfondire l'argomento turismo, anche se approfitto per dare i dati, visto che abbiamo avuto il 10, no? Grazie.